Sì, diciamo che da questo punto di vista è un po' una prova generale, perché le aule ovviamente oggi vengono utilizzate secondo i criteri di distanziamento che sono previsti dalle regole del Comitato Tecnico Scientifico e dalle indicazioni del Ministero e dell'INAIL, in modo da garantire la sicurezza ai nostri studenti. Quindi diciamo, è una prima prova importante che mi auguro e sono sicuro che andrà bene e che deve trovare ovviamente la corresponsabilizzazione e l'impegno da parte di tutti i partecipanti che sono studenti adulti. Qui siamo all'università, non siamo alle scuole primarie o secondarie dove ovviamente si ha a che fare con ragazzi, bambini. Qui sono adulti, devono collaborare, diciamo, a mantenere quel clima di sicurezza e di serenità e serietà che è fondamentale per un test importante come quello di medicina. La didattica a distanza la dovremo garantire per gli studenti stranieri. Come sappiamo ci sono problemi di viaggi, oggi ancora la mobilità fra le nazioni dei continenti non è garantita. Voglio ricordare che la Sapienza ha oltre 9.500 studenti stranieri, quindi una piccola università nell'università, e poi anche per i fuorisede. Quindi da un lato garantiremo la didattica in presenza fino alla capienza delle aule, poi chi non può entrare in aula potrà collegarsi e seguire, e faremo dei turni tramite prenotazione in modo da garantire a tutti la presenza nell'università, che è importante, perché l'università è una scuola di vita, non è semplicemente un lezionificio e un esamificio. Si vive, si conoscono i colleghi, si discute, si conoscono i professori, si vedono le cose buone, le cose cattive, si cresce come abbiamo fatto tutti, e quindi si cresce in presenza, non si cresce tramite uno schermo, e questo lo sappiamo e lo dobbiamo garantire ai nostri giovani. Scusi, mi diceva uno studente che chi è in quarantena preventiva oggi non può fare il test. Sì. Come si risolve questo problema? Questo è un problema, perché ovviamente dal punto di vista sanitario la quarantena non prevede che si possa spostare. È un problema che investe in pratica tutti i concorsi dello Stato, e quindi il Ministro dell'Università l'ha posto a livello di governo perché si trova una soluzione condivisa, perché ovviamente quello che si deciderà per il concorso di medicina ovviamente è valido e sarà valido necessariamente anche per gli altri concorsi dello Stato in cui si possono realizzare condizioni analoghe. Quindi noi aspettiamo quelle che saranno le decisioni a livello di governo e le applicheremo rigorosamente.